Buonasera a tutti di nuovo, ragazzi. Un altro video. Stavolta non voglio raccontare niente, stavolta voglio dire la top 10 dei miei film preferiti del grandissimo maestro Dario Argento, che per me è uno dei migliori registi del mondo, però è molto più bravo nei film thriller gialli, cosiddetti gialli. Nei film horror, dove si parla un po' di horror, un po' più, un pochettino più scarso. Vedi Dracula 3D e vedi Altezza Madre. Comunque, ripartiamo con la top 10 dei 10 film più belli di Dario Argento. Al numero 10 mettiamo Il gatto a 9 code. Quindi questo è il secondo film della trilogia degli animali. Il gatto a 9 code, come tutti sapete, è stato girato nel 1971-72, è il secondo film, il primo viene Il cielo dal mondo di cristallo. Qua si deve scoprire, viene a scoprire chi ha rubato la formula segreta in un palazzo di... Viene a scoprire, si deve cercare, non mi ricordo, si deve cercare chi è che ha rubato la formula segreta. Per l'investigazione viene un giornalista e un non vedente, una bambina. Questi tre cercano fino alla fine l'assassino per scoprire chi è che ha rubato la formula segreta. Al gatto 9 code gli do 7. Nona posizione mettiamo L'uccello dalle piume di cristallo, film molto molto carino. Qui c'è il grande Tony Musante come attore protagonista, che si mette all'inizio film, si viene a scoprire, viene, mentre che passa, vede in un negozio un assassino che stava ammazzando la donna. E da qui in poi iniziano a succedere tante cose, fino a scoprono chi è l'assassino. All'uccello dalle piume di cristallo do 8, pure 7 e mezzo. Settima posizione diamo a Inferno. Qua Inferno è molto battuto, come che lo vuole mettere per ultimo. Inferno sarebbe il secondo invece film dalla trilogia delle tre madri. Qui in Inferno si vede la madre delle tenebre in casa. Comunque è da vedere, molto interessante, perché c'erano molti enigmi da scoprire, dove si trova la madre delle tenebre, soprattutto da dove è messa la madre delle tenebre e chi è Barelli. Alla sesta posizione mettiamo Trauma. Qui c'è, diciamo, il primo film da grande di Asia Argento, la figlia di Dario. Qui Asia Argento soffre di anoressia cronica e vede, c'è un serial killer che decapita la testa, le teste. Infatti la mamma e il padre vengono decapitate dall'assassino, vengono decapitate dall'assassino, e qui c'è un grande mistero perché l'assassino decapita le teste. Cioè, vi consiglio vedere Trauma. Voto 8 a questo film. Qui Asia Argento e suo, diciamo, fidanzato giornalista a scoprire chi è l'assassino. Ci sarà un bellissimo colpo di scena. Quinto film, mettiamo Fenomeno. Fenomeno, diciamo il primo film thriller horror di Dario Argento. Quinto film, qui scompaiono un paio di ragazze, vengono ammazzate strumentalmente da un assassino. E si deve scoprire chi è questo assassino che ammazza delle ragazze. Anche qui ci sarà un bellissimo colpo di scena. Infatti la ragazza, diciamo, protagonista del film, sa anche comunicare con gli insetti. Quando è in pericolo chiama gli insetti. Cioè, bel film da vedere. Anche questo film gli do un bel lotto. Quarta posizione in film Opera. Opera è stato proprio creato dal regista Dario Argento, perché ha detto in un'intervista, lui quando si nasconde nei cinema vedeva la gente che si chiudevano gli occhi quando c'era una scena più cruente. Invece nelle scene d'amore, dove si baciavano, facevano l'amore, la uscivano gli occhi aperti. E ha creato questa fantasia. In pratica qua c'è un assassino che lega una ragazza
a lei che l'ambavaglia tutta, gli mette degli aghi negli occhi così non può chiudere gli occhi. E l'assassino è costretto, e la ragazza è costretta a vedere l'assassino che massacra le sue vittime davanti agli occhi della povera ragazza. Questo film gli do un ben 8,5 che merita. Molto bello da vedere, molto perturbante, uno che deve vedere per forza gli omicidi. Può chiudere gli occhi. Terza posizione. Qua saremo sul palio. In terza posizione, questi film sono molto indeciso perché in terza posizione metto Suspiria. Metto Suspiria perché diciamo è il primo film della trilogia delle streghe. Primo film dove si vedono le streghe, dove si vede Matres Suspiriorum, dove si pratica horror, dove si vedono molte scene cruente, molto belle scene che si vedono in Suspiria, cioè Suspiria do 9, 9, 9, 9, Suspiria 9, vedete però. Seconda posizione per me in Tenebre. Tenebre è un bellissimo film, qui ci sono moltissimi colpi di scena. C'è anche il nostro attore italiano, il grande scomparso Giuliano Gemma, che fa l'investigatore poliziotto e deve scoprire una serie di omicidi che accadono a Roma e devono scoprire chi è l'assassino. Qualcuno, diciamo, sta imitando il libro che è stato scritto da Peter Neal, Tenebre. Infatti qualcuno usa le pagine del libro che c'è scritto e fa gli omicidi come c'è scritto nel libro. E Giuliano Gemma insieme ad altri poliziotti devono scoprire chi è l'assassino. Addirittura poi a metà film si mette anche Peter Nils a scoprire chi è l'assassino. Qui ci sarà un super colpo di scena fatte a Tenebre di Don 9,5. È il primo film, come tutti potete sapere, profondo rosso. Profondo Rosso come non dai un 10. Profondo Rosso è il miglior film di Dario Argento su tutto. Compaiono per la prima volta i Goblin, musiche horror terribili, musiche veramente molto molto brutte, i film ghiaccianti, la villa abbandonata, la ragazza ammazzata nell'acqua bollente, coltellate. Cose che scompaiono e ricompaiono, l'assassino inscopribile. A Profondo Rosso gli do un bel 10, 10, 10, il miglior film di Dario Argento. Se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, domani o dopodomani faremo il video dei peggior film di Dario Argento. Ditemi la vostra, ok, ragazzi? Un bacione, ciao, alla prossima.